Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, c'è stata una persona tra di voi che mi ha chiesto in realtà di fare due video. Dice, il primo video potresti fare un paragone tra la danza e le arti marziali. La seconda parte, e che è una parte molto privata, ecco perché non dirò mai il nome di questa persona, dice... Guarda, io sto col mio fidanzato, però vorrei in qualche modo resistere nell'avere dei rapporti. Potresti darmi qualche consiglio, fare un video in cui dai dei consigli? All'inizio avevo pensato di fare due video, ma siccome praticamente alla fine è sempre stata la stessa persona che mi ha detto fai questi due video, alla fine ho detto vabbè, faccio un video soltanto e parlo di tutte e due queste cose. Parlerò prima del rapporto tra la danza e le arti marziali. Allora, chiaramente sono due attività molto diverse, perché la danza è più un qualcosa di leggera, invece le arti marziali è più forza, più grinta. Chiaramente, per chi non mi conosce già, deve sapere che io sono contraria alla violenza, però ogni tanto capita che qualcuno che mi segue dice fai video in cui, perché siccome tu fai danza, magari forse anche le arti marziali possono essere d'aiuto, fare cose così, quindi alla fine faccio anche questi video, pure se io sono contraria alla violenza, però ritengo anche che se per caso siete in pericolo, tipo che qualcuno vi aggredisce per strada, perché può succedere, per esempio ogni tanto si sente in una cittadina piccola come Chieti, la città dove vivo io, che è piccolina, anche se è una città però è piccola, voglio dire, in confronto a Roma, Milano, Chieti non è nulla, è praticamente un paese, ogni tanto si sente che qualcuno viene aggredito e di solito quelli vanno sempre in massa, cioè magari 10 contro 1. Però ecco perché è utile anche saper, in un certo senso, difendersi. Allora, per esempio, vi voglio far vedere questa foto, per farvi soltanto questo esempio. Come potete vedere qua, io mi alleno tenendo la gamba alzata, perché è una delle cose che riguardano, diciamo, la danza. In quel caso, questa posizione potrebbe essere usata, per esempio, anche nelle arti marziali, per esempio, per tirare un calcio alto. Perché anche nelle arti marziali richiedono una certa scioltezza di gambe, perché se tu ti devi difendere da una persona non è che devi soltanto tirare i pugni, ma devi anche sapere usare le gambe. E quindi io ritengo che si possa fare anche in un certo senso questo paragone tra danza e arti marziali. Io personalmente, per come sono fatta io preferisco la danza, ma chiaramente già si sapeva. Perché, prima di tutto, perché la danza è più femminile. In secondo luogo, perché proprio perché io ci sono nata. Poi mi piace, perché comunque io, essendo stata contraria alla violenza, così. Infatti i miei genitori mi dicono sempre, scusa, tu che sei piccolina, cioè piccolina nel senso esile, molto bassa. Cioè io sono praticamente una nana di 1,50, quindi immaginatevi. Con le scarpe 1,50, piccolina, così. Magari perché non ti iscrivi a un corso di arti marziali in cui, così almeno, se esci, mettiamo, sei sola e qualcuno ti aggredisce, tu sai come difenderti. Io però ho sempre detto di no. Primo perché sono contraria alla violenza e secondo proprio perché a me non piace. Quindi alla fine, sì, farebbe sempre bene, però alla fine, giustamente dico, vabbè, esco per strada, magari qualcuno mi aggredisce. Però prima di tutto le possibilità che possono succedere sono molto scarse. Non dico che non succede, però sono molto scarse e poi io quando esco e sono sola mi guardo sempre in giro, soprattutto la sera, proprio perché a Chieti la sera escono fuori tutti i malviventi. Cioè tutte le persone malviventi ci sono. Cioè non tutti quanti, per carità. Però per esempio io se esco dalla sera vedo certe facce, la gente che si fa fuori bottiglie, cioè quando esco in giro tipo con mio fidanzato, no? Soprattutto quando vado in villa,
trovo queste persone qua. Per fortuna non tutte, però mi è capitato molto spesso. E quindi casomai i miei genitori me lo dicono, perché se mi trovo magari da sola e devo andare da qualche parte, magari loro, ubriachi, non si rendono neanche conto di quello che fanno, magari mi vengono a dare fastidio, quindi mi devo saper difendere, però no. Adesso la seconda parte del video è sempre la questione, diciamo, del rapporto. Allora, premetto che in questo canale ci possono essere anche delle bambine che non sanno neanche cosa voglia dire aver rapporti col proprio compagno. Quindi vi invito, se non sapete cos'è un rapporto, cosa significa avere un rapporto, oppure se l'argomento vi fa schifo, a chiudere il video ora, perché adesso vi parlerò di un argomento molto delicato. Allora, praticamente avere rapporti, cioè questa persona giustamente mi ha detto: però io e il mio fidanzato vorremmo saper resistere, come facciamo? Il problema è che per resistere, perché quando si è innamorati di una persona, è giusto che ci sia anche il sesso. Anche se il sesso è solo un contorno, cioè non è che il sesso è la cosa principale del rapporto, assolutamente no. La prima cosa è l'amore, poi il sesso, vabbè, viene di conseguenza. E quindi alla fine sta persona mi ha detto così. Il problema è che è difficile anche per me, perché io giustamente dico: d'accordo, mo i giovani di oggi, di questa generazione, magari si fidanzano pure a 15 anni, a 14, già hanno i rapporti col proprio fidanzato o fidanzata. Anzi, fidanzatino e fidanzatina. Quando invece, ai tempi dei nostri nonni o dei nostri genitori, l'usanza era che ci si doveva prima sposare e poi potevi avere rapporto col tuo compagno. Invece, mo i tempi sono cambiati. Proprio come si faceva prima a resistere? Ma è semplice, prima di tutto perché prima si credeva molto nei valori umani, nei valori religiosi anche. Cioè, nel senso che prima non esisteva avere un figlio e non essere sposati, invece mo casomai parecchie coppie vanno a convivere, hanno un figlio però non sono sposati, convivono e basta. Io chiaramente non mi sento né di appoggiare la convivenza né di appoggiare il matrimonio, nel senso che ognuno per me può fare quello che vuole. Per come sono fatta io, a me piacerebbe avere figli dopo essermi sposata, però non deve essere una regola da seguire, non sono un esempio da seguire, dico soltanto la mia opinione. Come si fa allora? È semplice. Il consiglio che vi posso dare, se per caso vi vedete tutti i giorni, perché è chiaro che se per caso succede che ci sono questi fidanzati a distanza, come nel caso mio e del mio fidanzato, in cui magari ci si vede molto meno rispetto alla media, magari allora il discorso cambia. Però si presume che la persona che mi abbia detto fai questo video, si presume che sia una persona che veda il suo fidanzato molto spesso, altrimenti non penso che me l'avrebbe chiesto, o non lo so. Però vabbè, allora. Di solito le coppie, la maggior parte delle coppie, hanno il primo rapporto magari facendo un viaggio, anche soltanto passare fuori una notte, tipo, che ne so, come se mettiamo uno decidesse, ma sa, vogliamo, oggi è sabato, andiamo a Roma e ritorniamo domani che è domenica, per esempio. Nel frattempo, la notte tra sabato e domenica, questa coppia c'ha il rapporto, perché casomai si trova in una stanza d'albergo, loro due da soli, quindi hanno rapporto. Quindi il consiglio che vi posso dare, se avete intenzione di passare fuori una notte, magari evitate, ecco. Volete andare a Roma? Fatelo.
però casomai ci andate la mattina e tornate la sera. Ma non passate lì la notte, perché se passate lì la notte, la natura fa il suo corso. Ma è normale che sia così. Cioè, è normale, perché quando si è innamorati ci mancherebbe altro che uno non debba avere dei rapporti, non ha voglia o altro. È normale, giusto. Quindi il consiglio che vi do principale è questo. Poi ci sono anche quelle coppie che magari, che ne so, magari tipo stanno a casa di lui o di lei, magari i genitori non ci stanno e quindi alla fine hanno lo stesso rapporto. Come si fa in quel caso a evitare? Secondo me bisogna invitare il proprio fidanzato o fidanzata quando casomai sei sicuro che in famiglia ci sia qualche altra persona, perché così è facile evitare di avere rapporti. Ma vi dico una cosa assurda, cioè non proprio assurda, un'altra cosa. Se invece per caso voi state vivendo col vostro fidanzato, ma non siete sposate, e però volete lo stesso aspettare fino al matrimonio, questo praticamente è un consiglio che... Come faccio? In questo caso vi dico, è impossibile resistere, perché casomai potete resistere qualche giorno, qualche settimana, ma non potete resistere per sempre. Cioè, prima o poi deve succedere, se ci sta intimità. Chiaramente quello che vi ho detto lo dovete prendere con le pinze, perché... Perché praticamente può sempre succedere un'eccezione, tipo può succedere che casomai alla fine ci sono vari modi per avere dei rapporti. Quindi non per forza che uno debba andare fuori o altro, oppure casomai voi avete assolutamente voglia di passare un fine settimana fuori, perché vi deve essere negato per non avere rapporti. Quindi il consiglio che vi posso dare, più che cercare di non avere rapporti col vostro fidanzato o fidanzata, usate dei metodi contraccettivi. Perché se rimanete incinte, questo riferito alle ragazze, la maggior parte dei guai la passerete voi, non lui. Quindi alla fine, questo è il consiglio d'oro che vi posso dare. Per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video.